Un programma di 20 anni che ha coinvolto migliaia di persone che devono lavorare in maniera all'unisono per poter raggiungere questi punti. Questo qui è una fotografia dell'Alpha Collider. Questi oggetti blu sono magneti e questi qui sono due ingegneri che al momento di messa in funzione della macchina, prima di essere messa in funzione la macchina, stanno verificando che tutto era in ordine. Ce ne sono 1200 di questi magneti. E questi magneti lavorano a un campo di 8.3 tesla, che è 200.000 volte il campo magnetico della Terra, e lavorano a una temperatura di 1.9 Kelvin, cioè 1.9 sopra lo zero assoluto, che corrisponde a meno 271 gradi. I protoni viaggiano in un tubo dove il vuoto è più spinto del vuoto che c'è nell'interstellare, non nello spazio interplanetario. È una temperatura più bassa, che sono a 1.9 la temperatura dello spazio interplanetario. I protoni dell'LHC, per arrivare all'energia che servono, vengono accelerati da cavità superconduttrici. Questo qui è un disegno, e praticamente queste cavità fanno un campo elettrico che oscilla, e i protoni fanno come il signore che fa il surf, si mettono sul punto giusto dell'onda e vengono accelerati da quest'onda. L'onda li segue mentre loro camminano e continuano ad accelerare. Questo qui sono la complessità di questi magneti. Ci sono 100.000 connessioni tra questi magneti che devono funzionare tutte quante in superconduttività. E l'LHC vive in un tunnel sotterraneo che è circa 100 metri sottoterra e che è lungo 27 km. Ora vi farò vedere un film che vi fa vedere come vengono accelerati al CERN. Questo film dura un minuto, circa un minuto e mezzo. Come vengono accelerati al CERN i protoni. Questo qui, diciamo, ho chiamato io questo film LHC, il signore dei canelli. Qui vedete la Terra, stiamo atterrando verso Ginevra. Questo qui è il lago Lemano, qui è Ginevra, questo è il ponte del Monte Bianco e qui dove c'è. Questo qui è l'LHC disegnato sopra quello che è sottoterra, è l'impronta dell'LHC sul terreno. Tutto nasce da una bottiglia di idrogeno, passa per un attrezzo che si chiama transmetter, dove separa i protoni dagli elettroni. I protoni vengono accelerati da un acceleratore lineare, entra in un altro acceleratore che si chiama booster, dove vengono fatti a pacchetti. Gli elettroni vengono messi in tanti pacchetti che sono distanti 25 miliardesimi di secondo. Dopo vanno in un altro acceleratore che si chiama PS, che li accelera all'energia di 30 volte la massa del protone, e dopodiché vanno un secondo anello che si chiama SPS, dove vengono accelerati 450 volte la macchina dell'energia del protone, e finalmente nell'LHC, dove entrano in questi magneti superconduttori e la loro energia viene portata finalmente all'energia di 7 tempo, che è la massima energia raggiunta dal nuovo sulla Terra. E si è bloccato così. E quindi in questo anello ci sono quattro esperimenti. Questo qui è l'esperimento CMS, dove il dottor Merri e io lavoriamo. Esistono altri esperimenti che si chiama ATLAS, che appunto sono esperimenti condotti da migliaia di persone contemporaneamente. E essenzialmente è un esperimento relatore di particelle con una macchina fotografica. Una macchina fotografica però estremamente sofisticata, neanche molto più grande. Questa è una bella Nikon. Ma CMS è molto più sofisticato di questo. Questi esperimenti sono essenzialmente degli esperimenti messi in maniera concentrica per misurare tutte le particelle che vengono prodotte dagli scontri dei protoni che avvengono al centro. Quindi, se immaginate che i fasci entrano così nella lavagna a questo punto, le varie particelle prodotte vengono misurate con delle precisioni incredibili, precisioni dell'ordine di una decina di micron di posizione, da una serie di caverne. Questa qui, per darvi l'idea, è la caverna dove era stato installato CMS alla fine del 2004, cioè quando la caverna è stata consegnata. Questi qui sono dei signori, questo qui dà la scala, una caverna inerta. Questo qui è un tunnel che è largo 20 metri e va su per 100 metri. E questo esperimento è sceso nella caverna a partire dal luglio 2006. Questa qui è quando è scesa la parte centrale dell'esperimento, nel 2007 c'era anche il mio papà che è anche qui a vedere questo evento,
E questo qui è l'esperimento CMS poco prima della sua chiusura, e questo qui l'ho messo questa fotografia perché questo qui rappresenta lo sforzo importante della comunità italiana e la costruzione del rivelatore centrale di questo esperimento, che io divento da 5 anni, e questo qui è il momento in cui il tracker del CMS è entrato è stato posizionato nella sua posizione finale all'interno del CMS. Tutto sembra un albero di Natale, in effetti era dicembre, e tutte queste luci qui sono così perché sono delle mire che servono ai geometri per misurare dove stanno le posizioni con grosso frequenza. E esiste un altro esperimento, ATLAS, che è situato nella parte opposta al CMS, nella livello di LHC, e che è ancora più grande. Questo qui è un uomo, e questo qui è l'esperimento ATLAS prima di essere contatto, cioè in cui si vedeva solamente la struttura esterna con i grossi toroidi che fanno il campo magnetico. E se mettete i due esperimenti disegnati in scala davanti all'edificio che vi ho fatto vedere prima, dove abito, dove c'è l'ufficio, che è un edificio di 5 piani, vedete che essenzialmente ATLAS è grande come questo palazzo. E CMS è più piccolo ma molto più pesante perché c'è tantissimo ferro, per motivi diversi di disegno sulle cose. Ora vedete un altro film, più piccolo di quello precedente, in cui vi mostra una collisione che avviene all'interno del terreno. Questo qui immaginate di stare seduti a cavallo dei protoni e di correre all'interno del tunnel del CERN. Questi qui ora siete sul protone, vedete il protone sta correndo, ci sono i quark all'interno del protone, e c'è un protone che sta correndo in verso opposto, e i due protoni si scontrano all'interno di questo apparato sperimentale. Vedete qui, si scontrano, e quando si scontrano si crea alta densità di materia, si formano tantissime particelle, e queste particelle vengono misurate da questi apparati con grandissima precisione. Misurando queste particelle, cioè uno può ricostruire la loro energia, la loro direzione, tutto quello che serve, uno scopre i segreti della materia, cioè come si comporta la materia a queste energie. Questa qui è una fotografia di una collisione, per esempio in questa collisione si vede che c'è una particella qua disegnata in rosso, molto rara, che esce dal punto di collisione, e il fatto che una è l'unica che cammina così a lungo permette di capire quale particella è. Questi apparati, come dicevo, sono speciali, sono le macchine fotografiche dal costo di circa 500 milioni, e ci sono voluti 20 anni per questo. Sono cose uniche, cioè non è che se a un certo punto si rompe, dopo posso farne un altro, non ci sarebbe neanche il tempo per farlo, quindi devono essere costruiti con dei controlli di qualità, con delle attenzioni che sono tutte quante speciali, insomma è come mandare qualcosa nello spazio, una volta che è lì non si può più riparare, è la stessa cosa qua per questi rivelatori. Ora, questa macchina fotografica è molto particolare, questo rivelatore prende 40 milioni di foto al secondo. Un interruttore che vi fa scattare foto a un livello di 40 milioni di foto e non si possono conservare su questo. Per cui c'è una prima selezione che mi seleziona 100.000 al secondo con una grande 1 megabyte. Un megabyte, insomma, in questo computer un megabyte ce ne saranno 1 milione. Quindi 10 milioni. Quindi c'è un numero ancora immenso. Queste fotografie vengono analizzate da un insieme di computer che hanno 50.000 core pensanti, 50.000 di questi oggetti qua, e ogni secondo le migliori 200-300 fotografie vengono registrate per poterle studiare dopo. Quindi praticamente dobbiamo essere in grado ogni secondo di selezionare tra 40.000 collisioni quelle 200-300 che riteniamo essere più interessanti. Nonostante questa selezione, sfidiamo 10 milioni di gigabyte per anno, corrispondono a 3 milioni di DVD. Se voi li impilaste sarebbero varie torre Eiffel. E questi dati vengono distribuiti in tutto il mondo. L'esperimento CMS genera un traffico di bit che è più ampio del traffico mondiale delle telefonie. Questo per dire le complessità ingegneristiche che ci sono in un progetto del genere. E per analizzare i dati dell'LHC abbiamo dovuto inventarci un sistema perché ci voleva troppa potenza di calcolo, non bastava un singolo computer. Abbiamo dovuto fare un sistema che si chiama GRID, che mette in federazione tutti quanti i computer scientifici del mondo.
e con questo sistema collega 100.000 computer in 34 paesi con linee di trasmissione ultraveloce. Quindi uno sforzo tecnologico sulla meccanica, sull'elettronica, sul computing, tutto unico e fatto apposta per poter andare a fare questi esperimenti. E nell'HC è una collaborazione mondiale, all'esperimento CMS ci sono più di 2.500 scienziati ingegneri, 182 università e laboratori in 38 paesi. Va bene, in rosso tutti i paesi che collaborano nell'HC. Alla CMS. Ora, vi ho descritto tutto quello che serve per scoprire il bosone. Adesso andiamo a vedere come si è scoperto il bosone. Abbiamo l'acceleratore, abbiamo i rivelatori, abbiamo i supercomputer, abbiamo gli scienziati, tutto questo qua serve per iniziare questa caccia. Ora, per preparare questa caccia dobbiamo andare a capire cosa vogliamo cacciare. Se voglio cacciare un cervo, vado a cercare un animale che ha le corna e non vado a cercare un animale basso basso. Quindi cosa sapevamo nel bosone di X prima di andare a cacciare? Prima cosa molto diretta, è prodotto molto raramente, è molto difficile proprio per il bosone di X. Si disintegra immediatamente, quindi non posso vederlo, posso solo vedere i prodotti in cui esso si è disintegrato. E dobbiamo fotografare tutte le particelle se vogliamo ricostruire, per capire nel momento cosa vuol dire ricostruire. E non sappiamo in maniera certa in cosa si disintegra, perché non sappiamo la massa. Quindi non sapendo la massa, lui si può disintegrare in varie maniere, e quindi è un po' come cercare il buio, un po' come cercare un buio. Diciamo, per darvi l'idea, ho pensato a questo esempio. Noi abbiamo un identikit degli X, però non sappiamo la cosa fondamentale, non sappiamo qual è la sua massa, che è la sua unica cosa veramente speciale. Cioè il bosone di X è una particella che ha una massa definita. Noi sappiamo che tutti i bosoni di X hanno la stessa massa, però non sappiamo questo valore. Quindi è un po' come cercare tra una folla molto grande un insieme piccolo di persone di altezza media, con i capelli tipici, capelli neri, occhi scuri, tutti con lo stesso peso identico a pochi grammi. Quindi dovete mettere con tanta pazienza e fate salire tutti quanti sulla bilancia. E dovete avere una bilancia estremamente accurata, perché se avete tantissima gente può capitare pure delle persone che per caso possono avere un peso simile a quello. Quindi è un'impresa molto complicata, servono due cose. Uno, una bilancia estremamente precisa, cioè per poter misurare la massa con grande accuratezza, e poi essere capace di far passare tutte le persone sulla bilancia. Come si pensa il bosone di X? Beh, torniamo a una delle formule che vi ho detto prima, cioè l'energia uguale a mc quadrato. La somma dell'energia dei prodotti di decadimento del bosone di X, misurata nel loro coefficiente, permette di calcolare la massa del bosone. Cioè, io devo andare a vedere, in questo caso, tutte le particelle in cui si disintegrano, cioè questo con più o meno e con più o meno, e misurare con alta precisione le loro energie, le loro direzioni. Se sono capace di fare questo, allora posso pesare il bosone di X, posso avere una misura della massa del bosone di X. Quindi il mio esperimento deve essere capace di misurare con molta precisione questi dati. E prima di ciò devo essere in grado di selezionare che tutti questi dati siano fra quei pochi che ho scritto sul nastro. Nel 2012 la HC ha funzionato in maniera eccezionale e ha prodotto circa 400.000 bosoni di X, però nascosti in una folla di qualche cosa può prendere 3.000 milioni di elementi con caratteristiche simili, quindi devo andarli a pescare uno per uno. E abbiamo quindi deciso di cacciare due famiglie di eventi di X, dove possiamo misurare con precisione molto elevata la massa del bosone di X. Anche se queste famiglie sono molto rare, solo uno su 10.000, quindi ne rimangono 40, si disintegra in 4 elettroni, e solo in questa famiglia che chiamiamo 4 elettroni, e solo uno su 500 si disintegra in una famiglia che si chiama 4 elettroni. Abbiamo fatto l'esperimento, abbiamo selezionato tutti gli eventi di questo tipo. Per esempio, questo qui vedete sono degli eventi che potrebbero essere contenuti al bosone di X. Cioè, assomigliano all'identikit del bosone di X, ma prima di misurare la massa non posso sapere questo è il bosone di X. Quindi devo raccogliere tanti e vedere che c'è un accumulo a eventi alla stessa massa. Per esempio, qua sono 4 muoni. Qui sono due fotoni, di questi eventi ne abbiamo raccolti parecchi. E come si fa a scoprire? Si vede qui. Vedete, in questo grafico che è cresciuto nel tempo, qui avete riportato il valore della massa misurata da questi quattro particelle finali, e qui avete messo il numero di eventi. E vedete che qui in celeste è quello che si aspetta se non esiste il bosone di X, ma qui a questa massa c'è un accumulo di eventi. Sono più eventi
di quanto segue la linea celeste, e questo è il fatto che ci sono degli eventi accumulati a questa massa, e vuol dire che abbiamo beccato un eccesso di eventi da quel valore, che è il sintomo della produzione del bosone di Higgs. Quando ho visto questo logo, per cui diceva la mia. E la risposta è venuta subito guardando l'altro canale, in cui si vede che guardando i due fotoni, in una situazione diversa, ci sono tanti eventi a due fotoni, molto più che quelli a quattro elettroni, però vedete la massa degli eventi misurati ha un eccesso, un accumulo maggiore a un certo valore. Se uno fa la differenza tra questi puntini in rosso e quelli in blu, si vede che c'è un accumulo, e questo accumulo è esattamente la stessa massa a questo grado. Quindi quando abbiamo visto questi grandi, abbiamo detto che avevamo beccato il bosone di Higgs. E il 4 luglio 2012 c'è stata la cerimonia al CERN per annunciare ufficialmente che avevamo scoperto il bosone di Higgs. Qui vedete la tabella Giannotti, che è stata eletta direttrice del CERN molto recentemente, qui con Peter Higgs, qui François Engelert, qui è tantissima gente che c'era nell'auditorio del CERN. Quel giorno io ero a Napoli, sono venuto apposta qui al Dipartimento di Fisica di Napoli per discutere insieme ai miei colleghi con Napoli questa scoperta. E cosa abbiamo imparato dalla scoperta del bosone di Higgs? Beh, la prima cosa importante è la misura della sua massa. La sua massa, 126 GeV, è un risultato molto importante e anche sconcertante, perché noi abbiamo essenzialmente la massa del protone, la massa dell'X, e poi dopo esiste un'altra massa che è la massa dovuta alla gravità. E perché la massa dell'X è così piccola rispetto alla massa della gravità? Questo qui è una cosa che nessuno sa. È una domanda importante che ha un sacco di conseguenze. Una delle conseguenze importanti è che se noi prendiamo e estendiamo il modello standard fino alla massa di Planck, diciamo che questa teoria che abbiamo oggi, che misuriamo in laboratorio, deve essere valevole di energie più grandi, allora quello che si scopre è che viviamo in un mondo, in un punto un po' pericoloso, cioè stiamo in un posto dove sta adesso un bilico sul precipizio. Il nostro universo, però non subito, nei prossimi 13 miliardi di anni, andrà in un'altra, farà un'altra transizione del campo di Higgs, e quindi la massa cambierà, e cambieranno tutti gli atomi, tutte le molecole, è tutto diverso, sarà tutto diverso e noi non ci saremo più. Però questo qua succede su una scala di tempi molto lungo, quindi dormite tranquilli, perché non succede. E questo è il dato che mostra, vedete? Questo qui è il valore misurato della massa di Higgs, questo qui è la massa di un'altra particella che si chiama dot, e se fosse cambiato qui, stabile, sarebbe normale, cioè l'universo sarebbe stabile per tutta la sua esistenza. Invece quello che noi sappiamo oggi è che siamo proprio al confine tra la zona stabile e metastabile, perché stiamo qua, proprio sul bordo. Perché stiamo sul bordo? Questo qui è il perché l'universo come lo conosciamo oggi, dopo la scoperta del bosone di Higgs, è proprio sulla regione di transizione tra essere un universo stabile e un universo instabile. Nessuno lo sa. E questo per mostrarvi come ogni scoperta fa nascere nuove domande, questa è la grande bellezza non decadente della fisica. E ogni volta che si scopre qualche cosa si vede una domanda nuova a cui uno vuole dare risposta. E qual è la domanda? La domanda è: esiste una nuova scala di energia? Esiste qualcosa fra la massa di Higgs e la scala di Planck? Beh, è una cosa che qui stiamo lavorando. Oggi siamo qui, l'LHC riparte tra pochi giorni, tra pochi mesi in parte funzionerà un'energia ancora più elevata, studieremo nuovi fenomeni, incluso la produzione di 10 milioni di bosoni di Higgs, e ci permetterà di indagare con nuovi strumenti, con nuove possibilità, la fisica oltre il modello. E non sappiamo cosa vogliamo, ci sono teorie, per esempio studieremo se il mondo è supersimmetrico, con una simmetria oltre le particelle che conosciamo, non esiste un altro gruppo simmetrico adesso, che è molto motivato perché permetterebbe, queste particelle permettono di studiare un fenomeno nuovo che si chiama materia oscura, che permea l'universo e non sappiamo dove viene. Oppure potremmo scoprire che il nostro spazio è più complesso di quello che noi pensiamo, noi pensiamo di avere una dimensione, tre dimensioni spaziali, e invece può essere che il nostro spazio sono delle dimensioni che noi non percepiamo nella vita normale, come non percepiamo quanto è grande l'universo. Queste dimensioni potrebbero essere qui, ma non abbiamo ancora scoperte. Con l'LHC possiamo andare a vedere e a misurare lo studio. Oppure potremmo vedere qualcosa di completamente inaspettato. La nostra
fantasia non ha ancora pensato in che direzione la natura vuole manifestarsi. E mi concludo dicendo questa cosa importante, cioè, le cascette dell'alto legge della massa, è probabile che farà molto di più. C'è evidenza oggi che l'universo degli aspetti non ancora scoperti, come la materia oscura, la massa e i fini, sarà la supersimmetria, saranno altre dimensioni, sarà qualche altra cosa. L'LHC funzionerà tra poco con un'energia e una precisione che ci porteranno oltre la conoscenza qua, cioè un nuovo regime. E l'acceleratore e il relatore sono una complessità mai raggiunta e stiamo effettivamente vivendo oggi una rivoluzione della nostra comprensione dell'universo e anche del nostro posto dentro di esso. La domanda che mi fanno tutti quando faccio questi seminari è: a che serve tutto questo? Questo qui è sempre una cosa importantissima, per soddisfare una delle nostre esigenze di corpo, la sete di conoscenza. È la ricerca fondamentale. E la chiave per convertire quella che è la curiosità scientifica in conoscenza e progresso. Senza la scoperta dell'elettrone fatta 1100 anni fa, non ci sarebbero i 410 anni fa, non ci sarebbero i telefonini, non ci sarebbe internet, non ci sarebbero tutte quelle cose a cui la rivoluzione tecnologica ci ha abituato. Io non parlerei con un microfono e non cliccherei, non ci sarebbe neanche l'LHC. Questo Lord Thomson non lo sapeva. Quando lui ha scoperto l'elettrone l'aveva visto come una curiosità di laboratorio. E questo è oggi, adesso cosa serve? Il bosone di X cambia la vostra vita? No, voi esistete, il fatto di sapere che esistete grazie al bosone di X non vi cambia il fatto che domani mattina vi svegliate a fare colazione. Però questi studi, queste scoperte, tra l'altro pensate solamente a una cosa, il web è stato inventato al CERN, non per fare quello che fa oggi, ma per far comunicare gli scienziati che facevano questi primi esperimenti collaborativi. Quindi questo tipo di ricerche aprono orizzonti completamente nuovi e inaspettati. La luce, l'illuminazione, le lampadine non sono venute fuori facendo ricerche sulle candele. È venuta fuori un'idea a un certo punto geniale che hanno permesso di fare la lampadina. E noi siamo lungo questa stessa categoria. Quindi voi che siete giovani, pensate a questa cosa, se avete una vocazione. Pensate che lavorare sulla ricerca è una cosa che è difficile, che certe volte è complicato perché viviamo in una situazione complicata con difficoltà di avanzamento di carriera, quando devo fare un concorso dove ci sono 500 domande e ci sono 3 posti. Quindi sono situazioni complicate, però la mattina quando uno si sveglia e c'è un problema nuovo, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi voi siete il futuro, a voi questo messaggio, se volete contattarmi, contattatemi, veramente mi piacere. Quindi grazie e fatemi finire con questo poco, che forse i miei studenti della scuola normale di esistenza. Grazie. Verificare questa energia, vedere che c'è questa energia è molto difficile.
Come si fa? Beh, una prova dell'esistenza delle onde gravitazionali è la seguente. Come una particella accelerata emette luce, noi vediamo perché c'è un'accelerazione delle particelle tipo gravitazionali, le elettroni emettono luce, così una massa accelerata emette onde gravitazionali. E quindi ci vuole una grandissima massa per emettere onde gravitazionali che si possono vedere. Nei sistemi di stelle binarie, dove ci sono due stelle che ruotano l'una vicino all'altra a velocità fantasmagorica, e tu non vorresti stare da vicino, queste stelle perdono energia per l'irraggiamento esattamente come previsto la relatività di Einstein. Quindi si è dedotto che vengono emesse onde gravitazionali, però non sono state viste. Ci sono due sforzi sperimentali oggi molto importanti, uno vicino a Pisa dell'esperimento Virgo e uno negli Stati Uniti dell'esperimento LIGO, dove ci sono dei tunnel che sono lunghi all'incirca 2 km e dove viene fatta, viene riflessa della luce tra due specchi con un oggetto che si chiama fabbrica di fuoco. Questa luce, diciamo, quello che vuole misurare è la distanza di, se cambia col tempo la distanza di questi due specchi. La distanza per le onde gravitazionali, se ci fosse una supernova nella nostra galassia, la distanza di questi due specchi dovrebbe cambiare di un nanometro, cioè un atomo, su una distanza di qualche chilometro. Questo è l'effetto delle onde gravitazionali. Ci si può arrivare, siamo ai limiti della tecnologia, però capisci, devi tenere fermo di due specchi a distanza di chilometri, allora è una distanza precisa a livello di atomo. È estremamente difficile, però la tecnologia è proprio lì di prevedere. E c'è un altro progetto di fare un rivelatore di questo tipo nello spazio, dove puoi fare le tracce di terra molto più grandi. È un progetto molto avventuristico, però forse tra 20 anni è stato. No, prima era la antilune e con fanno di antimateria, ma esattamente cos'è la antimateria rispetto al volume? Allora, ho detto prima che la materia o l'antimateria, aggiungo questa parola, sono come delle energie. Se ti capi cos'è l'antimateria, posso fare un esempio. Immagina di avere, di giocare col fuoco, un DAS. Allora, immagina di avere un tavolo di DAS, perfettamente liscio, liscissimo, tutto perfetto. E poi vai lì con un cucchiaio e metti un po' di pezzo. Però c'è un cucchiaio speciale, per cui non vedi neanche un gradino di fuori esattamente. Cosa ottieni? Ottieni un pezzo e ottieni il suono. E questo campo combacia esattamente. Ha le stesse proprietà, ma non è la stessa cosa, è il negativo della cosa. Beh, diciamo, materia e antimateria sono un po' questa cosa. Se tu concentri tanta energia in poco spazio, puoi creare un elettrone, che è quello che noi chiamiamo materia, e un positrone contemporaneamente, che noi chiamiamo antimateria. Però non puoi creare un elettrone se non crei il positrone. E la materia e l'antimateria sono il pezzo di gas che è tirato nel suo campo, vivono insieme. Quindi questa mossa di tirare fuori un pezzo di gas dal tuo campo corrisponde al concetto che l'energia si concentra. Ma loro vivono separati, se poi li rimetti diventa aperto. Ora, se tu fai un elettrone in posizione reale, non virtuali, questi camminano, non si incontrano, quindi vivono. Se invece li fai virtuali, vivono talmente poco che poi dopo si incontrano e diventano energia di nuovo. Sì, il primo volevo ringraziare il professore per molto interessante presentazione, veramente grazie, perché io sono non una specialista in fisica, ma la presentazione è veramente molto interessante. Grazie. Lei pure mi appare al slide 63. Ma come sarà questo? No, 60... Sì, 63, sì. Sì. La mia domanda è perché voi avete deciso di praticamente questo
perché non ho capito. Allora, il bosone di Higgs è caratterizzato da avere una massa unica. Quindi quando io misuro un bosone di la massa di un bosone di Higgs, adesso lasciamo stare come viene misurata, quando io misuro